Eleonora Fortunato, direttore responsabile della testata Orizzonte Scuola, che ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione e chiedo anche a lei l'assenso in merito alla trasmissione dell'audizione sulla web TV della Camera dei Deputati. Quindi cedo la parola alla dottoressa Fortunato e le ricordo sempre che ecco, abbiamo questi 5 minuti, però può... Aspetti che le apro. Allora, buongiorno agli onorevoli deputati di questa commissione e a tutte le altre persone presenti. Prima di tutto, grazie per aver dato ad Orizzonte Scuola, quale casa editrice di settore, l'opportunità di esporre le proprie posizioni in merito alla proposta di legge 835. Con le nostre testate abbiamo affrontato più volte la questione delle aggressioni nei confronti del personale della scuola, e non solo da un punto di vista cronachistico. In un importante intervento pubblicato il 18 aprile 2023 sulla nostra rivista specializzata dedicata al mondo della dirigenza, la dirigente Maria Maddalena Di Maglie ha esemplificato quello che a nostro modo di vedere rappresenta uno strumento che ben si adatta alle finalità dell'istituzione scolastica. Parliamo dell'Istituto della Giustizia Riparativa. Tale nuova linea di pensiero ha cominciato a svilupparsi a metà del secolo scorso, fino ad essere oggi un orientamento di giustizia riconosciuto a livello internazionale, anche all'interno del sistema penale. Gli articoli da 42 a 67 del decreto legislativo del 10 ottobre 2022, numero 150, introducono in Italia una disciplina organica della giustizia riparativa, proprio prendendo spunto da risoluzioni e direttive europee e internazionali autorevoli, come la risoluzione ONU 12/2002, la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018 e la direttiva vittima UE 29/2012. L'articolo 42 del decreto 150/22 fornisce una definizione calzante di giustizia riparativa, affermando che essa si esplica in ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore. Un inasprimento della pena ha una sua funzione deterrente, alla quale suggeriamo però la scelta di adottare un percorso parallelo, contando sulle risorse di quello che Franco Vaccari, fondatore di Rondine, Cittadella della Pace, ha definito come un vero e proprio potere trasformativo del conflitto. L'obiettivo è la promozione della pacificazione sociale, quale dovere dello Stato, così come sancito nell'articolo 2 della Costituzione, che richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà. Ma ecco le parole con cui il filosofo Giovanni Grandi sottolinea il carattere rivoluzionario della giustizia riparativa: dare un ruolo alle vittime, assicurare loro un contesto in cui possano raccontare la loro sofferenza e porre domande a chi ha recato loro offesa, consentire a chi ha offeso di comprendere il male fatto e di partecipare attivamente alla riparazione. Sono le opportunità offerte dalla giustizia riparativa, una via impegnativa, ma incisiva ed efficace per affrontare i conflitti, restituendo dignità alle persone e sicurezza alle comunità. Tornando alla nostra legislazione, l'articolo 45 del decreto 150/22 prevede che, oltre alla vittima e all'autore dell'offesa, possano partecipare ai programmi di giustizia riparativa anche altri soggetti appartenenti alle comunità, come familiari, persone di supporto, enti ed associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati delle istituzioni pubbliche e chiunque altro abbia interesse. Ecco che quindi la scuola appare come il luogo naturale in cui sperimentare questo nuovo ordinamento della giustizia. Grazie alla sua funzione educativa, la scuola può facilmente diventare uno spazio in cui si pratica l'ascolto, la comprensione delle esperienze altrui e la ricerca di accordi per il futuro. L'adozione del paradigma riparativo consente di trovare risposte che operano sulla ricucitura del legame violato, promuovendo la responsabilità e gestendo le conseguenze distruttive del conflitto in un'ottica di educazione civica e alla convivenza civile. L'approccio riparativo in ambito scolastico dovrebbe mirare a riparare il danno, rafforzando e non sostituendo le sanzioni previste dal codice penale, con attività utili alla comunità. La nostra proposta è pertanto quella di rendere strutturale il principio della giustizia riparativa nelle istituzioni scolastiche, promuovendo laboratori formativi che aiutino gli studenti a stabilire relazioni rispettose
e creando un contesto scolastico competente nelle modalità riparative dei conflitti, dai collegi dei docenti ai consigli di classe per la progettazione ed esecuzione dei laboratori formativi, al consiglio d'istituto per il suo ruolo legato alle sanzioni, fino al coinvolgimento degli studenti capaci di agire come tutor e modelli attivi per gli altri compagni. La scuola dovrebbe coinvolgere tutta la comunità scolastica nella revisione dei regolamenti, dei patti educativi e delle norme disciplinari, adottando processi partecipativi e formando adeguatamente il personale scolastico, così come esplicitamente asserito anche al comma 2, lettera F, dell'articolo 1 della presente proposta di legge. Un processo che si pone come scopo non soltanto la riparazione del danno, ma anche la prevenzione, perché consentirebbe di intervenire sui conflitti lievi, evitando che questi possano degenerare. Per concludere, una nota che riguarda la presenza precoce del paradigma riparativo nella storia della legislazione scolastica. Già nel 1998, infatti, lo Statuto delle studentesse e degli studenti prevedeva che le sanzioni disciplinari fossero temporanee, proporzionate all'infrazione e orientate alla riparazione del danno. Il concetto riparativo era presente sin da allora. In tempi recenti, le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo si riferiscono esplicitamente all'ottica riparativa nella definizione di provvedimenti disciplinari. Si tratta, insomma, di stabilizzare e rendere strutturale una modalità pacificatrice ed educativa in una istituzione che, come sancisce la nostra Costituzione, ha lo scopo di formare i buoni cittadini del futuro in un'ottica solidale e fermamente votata al recupero del valore e della dignità della persona. Grazie. Bene, grazie, dottoressa Fortunato. Ci sono, ecco, ben, prego, onorevole Sasso. Funziona. Ok, si è acceso. Sì, grazie Presidente. No, una domanda per la dottoressa Fortunato. Mi piace molto il concetto da lei evocato di giustizia riparativa. La domanda schiette, anche perché riprende quello che è un dettato costituzionale, no, il carattere rieducativo della pena, ma nella sua interpretazione la intende come pena accessoria a quanto già prevede la legislazione penale o in sostituzione? E se sì, evidentemente solo in riferimento ai minori o a tutte le categorie purtroppo coinvolte in questi fatti criminosi? Grazie. Sì, io ho parlato di un percorso parallelo, ecco. Ho parlato di un percorso parallelo. Parallelo aggiuntivo, sì, esatto. Grazie Presidente. Prego, onorevole Manzi. Considerazione, sì. Sì, dovrebbe funzionare. L'ottica appunto adottata dalla relazione è quella della giustizia riparativa, che quindi interviene in qualche modo a posteriori, quindi dopo che si è verificato purtroppo un fenomeno di violenza o un atto che ha compromesso tra l'altro la serenità e il benessere, nel senso dello star bene della comunità. Però questo concetto della giustizia riparativa, la domanda che mi viene da fare, come si concilia anche con un obiettivo penso ancora più importante, che è quello della prevenzione di questo tipo di fenomeni e la costruzione, soprattutto anche alla luce delle riflessioni del coordinamento dei genitori democratici che hanno preceduto questo intervento, appunto si può integrare, perché penso che l'obiettivo sia proprio quello ed è una logica tra l'altro molteplice, perché non c'è un unico intervento, ma l'obiettivo di creare un benessere all'interno della comunità presuppone il concetto di creazione di una comunità educante, di interventi che sostengano in questo caso la comunità scolastica, intercettino quelle che possono essere situazioni di disagio che poi possono sfociare in atti di violenza. Ecco, come si concilia? Perché penso che prima ancora, ovviamente la finalità, i principi costituzionali legati alla finalità anche della pena sono evidenti, però prima di arrivare ad una pena probabilmente la logica che si dovrebbe adottare sarebbe quella della prevenzione, dell'intervento
per evitare questo tipo di fenomeni, perché condivido sul fatto che non è solo la pena e la sanzione, anzi tutt'altro, secondo me, quella che può avere un effetto deterrente rispetto a questo tipo di gravi fenomeni che si verificano, che ci sono stati all'interno della scuola, che mi piace ricordarlo, appunto, da stigmatizzare e gravi, ma che fortunatamente in questo senso sono in parte fortunatamente minoritari, nel senso, capite in che ottica lo voglio dire, rispetto alla comunità scolastica nel suo insieme. È la logica preventiva che mi interessava comprendere, appunto, come si interseca anche con questo concetto della giustizia riparativa, come può è parallela in questo senso rispetto agli interventi che evidenziava il collega Sasso, ma come può essere parallela rispetto invece a una logica preventiva che penso sia ancora più importante. Ovviamente la pena interviene nel momento in cui c'è una situazione di disagio, in cui, appunto, di difficoltà, e c'è una condotta criminale in questo senso. Come può intervenire la prevenzione invece? Certo, occorrerebbe un grossissimo investimento chiaramente sulla formazione sia dei docenti sia dei dirigenti. E sappiamo che, appunto, verrà introdotta nelle scuole la figura del tutor, per esempio. È uno strumento che, appunto, potrebbe diventare molto molto importante per la gestione delle dinamiche conflittuali, quindi potrebbe essere una figura rivoluzionaria per ristabilire un benessere in classe. E le relazioni sono tutto, insomma, all'interno della scuola. La classe è un laboratorio di comunità. E quindi questo significherebbe dotare anche gli studenti proprio degli strumenti idonei ad affrontare la loro vita anche nel percorso futuro professionale. Prego. Bene, grazie dottoressa. Ci sono altri interventi? Allora, grazie alla dottoressa Leonora Fortunato, e possiamo passare all'audizione precedente. L'audizione successiva, e quindi ci sono le dottoresse Manuela Calza e Grazia Maria Pistorino, componenti della Segreteria Nazionale di FLC e CGL, che ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione, e chiedo anche a loro l'assenso per poter trasmettere l'audizione sulla web TV della Camera dei Deputati. Quindi ho il vostro assenso, e cedo adesso la parola alla dottoressa Calza per lo svolgimento del suo intervento dell'audizione, ecco, sempre mantenendo le tempistiche indicate. Faccio il possibile, anche se l'argomento è estremamente complesso e credo che davvero meriti anche di avere tutta la nostra attenzione. Buongiorno a tutte e a tutti, come FLC.